E la mamma parliamo sempre di sogni. Ci raccontiamo storie fantastiche tutte le mattine che mi accompagna a scuola. Però la mamma mi ha detto che per aprire i muri ci vogliono delle chiavi speciali, delle chiavi magiche, e che ancora nessuno le ha trovate. Allora io ho deciso. Da grande voglio fare il costruttore di chiavi magiche. Il mio nipote, morto, troppo piccolo. E noi resta un solo desiderio, sperare di non piangere per un sorriso che non vedremo. Il carro armato compie 100 anni, è distruzione ed insensatezza. E la mia piccola mano, con questo sasso stretto all'interno, sarà il simbolo di questa lotta contro la violenza dei grandi. Mi manca l'odore della mia storia, radicata dentro l'amore. La voce della mia mamma intrappolata tra le fessure profonde che urlava: non dimenticare, non dimenticare! Tieniti stretta la storia di pace e amore. Ha visto gli ulivi sradicati dalle pale meccaniche, le colonie israeliane sorgere bianche e spocchiose. Lei, proprio lei che ha 14 anni e che non ha mai visto il mare. Non ci farai del male, lo sparerai. Se per sbaglio mi cercherai negli occhi, incontrerai qualcosa che anche tu conosci. La paura. Ragazzo, noi ora passeremo piano piano. E se cado sulla sabbia, rotolo via senza controllo. Se mi schiacciano a terra, io rimbalzo, rimbalzo, rimbalzo. Non posso fermarmi. È nella mia natura. Guardatemi bene. Un giorno o l'altro salterò oltre il cemento. Ci sono i colori. Ci sono i miei colori. I miei sapori. I miei odori. Odori, sapori, colori. Ad una prima occhiata sembra tutto in bianco e nero, vero? È tutto ciò che resta. Non vi basta il deserto che avete creato? Guardate! È tutto ciò che resta! È quello che mi resta! Non ho più niente, né figlia, né marito! Lo sapete che cos'è un albero? Lo sapete che cos'è un albero? L'albero è sacro. Non toccate questo albero, è tutto ciò che resta. È l'ultima cosa che resta in questa terra. E questa è la sua terra. È nato qui, cresciuto qui, invecchiato qui. È prima di tutto. È prima di tutti. Per il sole, per la luce e per la luna che lo segue. È un passo del Corano. Non toccate questo albero. È tutto ciò che resta della vita. Il mio sguardo si perdeva nella vastità delle colline e ovunque mi giravo scorgevo sempre l'orizzonte. Quando chiusi gli occhi per l'ultima volta avevo questa immagine a me, Palestina libera. Quando dobbiamo fiancheggiare questo muro divento ancora più lenta. Voglio che lo guardino, voglio che ne sentano tutto il peso. Quando passiamo tra i soldati divento, se possibile, ancora più lenta. Voglio che vedano l'assurdità. Voglio che sentano il tempo diventare pesante. È per questo che ho scelto di essere l'ultimo. Per protesta. Ha lasciato la mia carta. Sto con il mio bastone. Ieri ero un. Oggi sono. E domani?